sono Mariella, sono nata in Puglia, a Molfetta, ho 46 anni e sono qui a Marsiglia come insegnante di italiano dal 97. Sono venuta a Marsiglia perché ero studentessa alla facoltà di lingue e dovevo cominciare una tesi di storia del teatro su Alfred Jarry. E quindi mi hanno, parlando col mio relatore, abbiamo deciso di, insomma, di fare un'esperienza all'estero di un anno per raccogliere materiale. E quindi mi ha consigliato di fare il concorso di assistente, presentato domanda per questo concorso, ho superato, quindi sono venuta a Marsiglia per un anno per fare l'assistente di lingua nei licei. E non sono più andata via perché all'epoca, insomma, ho trovato questa città molto accogliente, anche nonostante fosse abbastanza complessa, abbastanza contraddittoria come città, e soprattutto ho trovato la Francia, un paese che offriva moltissime opportunità di lavoro. È un paese che mi ha subito accolto e soprattutto che mi ha subito dato l'impressione che potevo fare qualcosa, ed era quell'impressione che non avevo in Italia all'epoca, pur essendo una studentessa brillante, pur avendo ecco, massimi voti, eccetera. Avevo l'impressione che dopo l'università ci fosse il buio totale. Ecco. Innanzitutto penso di aver fatto la scelta giusta e poi sono soprattutto sconvolta anche per le mie colleghe, perché ho tantissime amiche che sono rimaste in Italia e che quindi praticamente, ecco, sono passati 22 anni e quest'anno ho le prime amiche che sono riuscite ad avere una cattedra. Io ho avuto la cattedra l'anno stesso in cui ho superato il concorso del CAPES. Alcuni anni fa, una decina di anni fa credo, i miei genitori mi hanno appunto parlato della possibilità che in Italia ci fosse un concorso. Ho provato anche a vedere se potevano convalidarmi o riconoscermi il concorso francese. Però anche in quel caso non mi è parso fosse possibile e non ho sentito l'esigenza di ricominciare tutto di nuovo senza avere la garanzia, ecco, della cattedra, senza avere la garanzia di poter lavorare nelle stesse condizioni che ho appunto qui in Francia. L'esperienza francese è stata secondo me fondamentale per la mia apertura mentale, per la cultura, per il rapporto con gli altri. Per esempio penso al mio essere donna, al mio ruolo di madre, a tutte queste cose che secondo me io ho potuto veramente scegliere di cambiare e di vivere diversamente perché ero in Francia.